Secondo uno studio dell'Università di Edimburgo, il 25% dei suicidi di ragazzi europei fra i 16 e i 25 anni è dovuto all'omofobia. Secondo l'ANDOS, l'Associazione Nazionale contro le Discriminazioni da Orientamento Sessuale, oltre il 90% delle persone omosessuali si è sentito discriminato almeno una volta nella vita. Nel 2013, nel giro di pochi mesi, 3 ragazzi italiani si sono tolti la vita perché discriminati in quanto omosessuali. Avevano 14, 15 e 21 anni. In tutti e 3 i casi, le violenze psicologiche si sono consumate in ambito scolastico e universitario. Sono dati scioccanti. È arrivato il momento che il Ministero dell'Istruzione introduca l'educazione all'affettività e alla sessualità consapevole nei programmi didattici di tutte le scuole, fin dalle scuole medie. Ed è questo quello che chiediamo con la nostra proposta di legge. Tutti i paesi europei hanno introdotto obbligatoriamente programmi di educazione all'affettività nelle scuole fin dagli anni 70-80. La prima fu la Francia nel 1968, seguirono la Germania, il Regno Unito, l'Olanda, l'Austria, la Svizzera, la Spagna e il Portogallo. L'ultima in ordine di tempo è stata l'Irlanda nel 2003, quindi oltre 10 anni fa. In Italia, invece, nel 2014, non solo non esiste una seria volontà politica sul tema, ma non esiste neppure una legge efficace che punisca i reati motivati da odio omofobico. Tutto questo è inaccettabile e rende l'Italia il paese europeo più arretrato in tema di diritti civili. Abbiamo il dovere civico e morale di impedire che altre persone muoiano perché vittime di violenza fisica e psicologica da parte della società. Per farlo non basta inasprire le pene, è necessaria una rivoluzione culturale che abbatta i pregiudizi e questa non può che partire dalle scuole e dalle università, i luoghi in cui si formano i cittadini di domani. Con questa proposta di legge, che è a costo zero, il Movimento 5 Stelle chiede che venga inserito nei programmi didattici delle scuole medie e del biennio delle scuole superiori lo studio dell'educazione all'affettività e alla sessualità consapevole. Non si tratterà di una nuova disciplina. I corsi saranno svolti in maniera interdisciplinare dagli stessi insegnanti delle altre materie interessate al tema. Chiediamo i vostri commenti sull'ex e il vostro sostegno per compiere tutti insieme questo grande passo di civiltà.